Buongiorno amici ascoltatori e bentornati su Car Brewing, la tua birra fatta in macchina. Io sono Daniele, per i prossimi 5 minuti parlerò con voi di home brewing e birra fatta in casa, questo fantastico hobby che eventualmente ci accomuna. Se siete qui ad ascoltare questo podcast vuol dire che qualcosa in comune con me ce l'avete, o se siete curiosi o se tutto quanto il resto. Insomma, di che cosa voglio parlare oggi? Oggi voglio parlare, visto che comunque è settembre avanzato, visto che comunque ancora non ho fatto una gota ma ancora ho delle rimanenze di magazzino, stavo pensando comunque di fare un ordine per almeno 2-3 gote. Il problema qual è? Il problema è che in realtà non ho una vera idea di che cosa fare. Sicuramente farò una IPA più presto e sto cercando anche di farmi inviare da degli amici e da colleghi homebrewers del luppolo autocoltivato, autoctono, locale, insomma chilometri zero, per poterci fare una birra. Niente di sperimentale, voglio fare una classicissima IPA, perché una IPA in cantina fa sempre comodo e soprattutto le temperature sono giuste. E poi non lo so, avevo in mente comunque di fare, diciamo così, quest'anno voglio fare un ordine, non dico su quale rifornitore per non fare pubblicità, però credo quest'anno mi rifornirò su un paio di rifornitori, sfruttando degli sconti che ho, di un po' di malti e un po' di luppoli e un po' di lieviti. Poi vediamo un po' che cosa viene fuori. Sicuramente prenderò delle cose un po' più generiche possibili, prenderò comunque del malto base, prenderò del Merisotter, prenderò anche un paio di chili di frumento maltato, perché sai mai, l'idea di una Weiss o comunque l'idea di una birra, cioè ogni tanto il frumento lo utilizzo per portare un po' di complessità dentro le ricette. E poi dei lieviti, non lo so, volevo provare a fare comunque delle birre tedesche quest'anno. Vorrei riprovare un'altra volta a fare una bassa fermentazione, una fast lager, cioè condotta con il metodo fast lager, però non so ancora in che stile preciso collocarmi, probabilmente una bock o chissà, o una cosa del genere. Però ripeto, sono tutte quante idee così estemporanee che mi vengono in mente la sera, magari prima di andare a letto, dico che cosa faccio nella pentola. Poi pensavo comunque di prendere ovviamente una buona scorta di US05, che Dio l'abbia in gloria, il nostro fantastico lievito preferito, sia secco. E poi che cos'altro volevo prendere? Volevo prendere sì comunque dei lieviti tedeschi, sempre secchi, perché così almeno li conservo meglio, e dei lupoli. Comunque volevo prendere dei lupoli sia americani, cercando di non andare sul tropicale, perché il tropicale l'ho già detto in altre occasioni, ma a me personalmente ha veramente rotto il cazzo, vabbè, ma questo è, ripeto, è un mio pensiero, un mio sentore. Di malti scuri non credo di doverne prendere, perché ne ho ancora abbastanza, perché la scorsa stagione brassicola ho fatto diverse cotte scure e ho ancora delle rimanenze. E poi non lo so, volevo provare a fare dei mix, provare a utilizzare anche i famosi lactobacilli. Voglio vedere se riesco a tirare fuori qualcosa di buono dalla mia cantina. Sto studiando un po' il kettle souring, sto studiando un po' anche l'utilizzo di lactobacilli prima di una fermentazione, insomma, però niente che abbia a che fare con le Berliner Weiss, perché anche su quello sapete bene o male come la penso. Voi amici homebrewer, quali sono i vostri programmi per la stagione? Avete già cominciato? State già spignattando? Beati voi, state là, già state facendo tutti quanti i vari test dello iodio, state facendo tutti quanti i vari test, cioè state facendo tutte quante le varie conduzioni di fermentazione, insomma fatemi sapere, parlatene. Questa qui è una stata una puntata un po' così, un po' basso profilo, più che altro perché, ripeto, è settembre, stiamo tutti quanti ripartendo, stanno ripartendo tutto quanto un sacco di cose, stanno ripartendo anche le cotte, le temperature si stanno abbassando, insomma diamoci degli spunti a vicenda, perché dopo un po' le idee finiscono. Non so se siete d'accordo con me. Per il momento vi saluto, vi ringrazio, vi do un appuntamento a domani con una prossima puntata di Car Brewing. Io sono Daniele, scrivetemi a carbrewing@gmail.com e seguiteci su tutti quanti i nostri social, e a presto, ciao ciao, buona giornata.